Buongiorno ragazzi, poi cavoli e benvenuti in questo nuovo video. Crotone Juventus 1-1. Una partita scandalosa. Oggi l'assenza di Cristiano Ronaldo e di Dybala, non so dove sono andati, si è sentita al 100%. Non so perché non li ha fatti giocare, anzi, Cristiano Ronaldo è positivo al Covid, ma non so perché non ha fatto giocare Dybala. Perché non fa giocare Dybala, Pirlo, non c'è, vabbè. La partita inizia con un calcio di rigore inesistente, un calcio di rigore inesistente per il Crotone, che Buffon, diciamocela così, poteva prendere, era parabile. Vabbè, 1-0 Crotone. Poi, come per miracolo, come se Gesù Cristo è sceso dal paradiso, Chiesa fa un assist per Morata e fa l'1-1 Juventino. Primo tempo si conclude sull'1-1 che c'era abbastanza nel primo tempo. Buffon che fa un paio di parate belle, ma c'eravamo nel primo tempo. Nel secondo tempo, verso il 60esimo, Chiesa viene espulso. Lì il rosso non c'era, perché se tu vai là e cerchi di scartare, allora non è il rosso. Quello che Chiesa ha fatto è ha cercato di scartare il giocatore e quello non era rosso. L'arbitro era un po' sbandato stasera, un po' una testa di minchia. L'arbitro è una testa di minchia. Poi siamo in 10 e questa cosa non è buona. Poi, come se non bastasse il gol del 2-1, momentaneo 2-1 ci viene annullato perché era fuorigioco. Ma io ho visto che era in gioco, si vedeva la linea del fuorigioco, si vedeva un pezzo del tacchetto, un minuscolo pezzo del tacchetto di un giocatore del Crotone vicino a quello di Morata. La sfiga più grande del mondo stasera. Se vogliamo giocare così, allora ditelo che le partite non le guardiamo, perché se giocare in questo modo, che è veramente imbarazzante per noi tifosi e per la società, allora non giocate. Adesso dobbiamo andare a giocare in Ucraina contro la Dinamo Kiev, che è una squadra abbastanza forte, quando vuole può fare male a tutti quanti. Quindi, se non ci mettiamo a posto contro la Dinamo Kiev, abbiamo perso la partita. Dobbiamo metterci le idee a posto e andare in Ucraina a cercare di andare a vincere questa maledetta partita. Perché se perdiamo la prima di Champions League, è sempre un cattivo inizio. Oggi siamo stati veramente scandalosi contro questo Crotone che poteva essere battuto 3-0, 4-0. Ma dobbiamo metterci le idee a posto, perché se non ci mettiamo le idee a posto, va a finire che andiamo in un modo malissimo. Cerchiamo di allenarci bene. Andiamo in Ucraina, facciamo quello che dobbiamo fare e vinciamo questa partita contro la Dinamo. Altrimenti siamo avete già capito che cosa. Stasera siamo stati scandalosi. L'assenza di Cristiano Ronaldo si è sentita, perché si è sentita, cioè non eravamo proprio attivi nell'area di rigore. Solo Morata ha fatto qualcosa, ma solo qualcosa. Il resto siamo stati uno schifo, cioè non c'era proprio niente. Peccato che ci hanno annullato il gol del 2-1, perché potevamo fare qualcosa di meglio con il gol del vantaggio. Adesso eravamo più alti in classifica. Questa partita era da vincere. Questa partita era da vincere. Questa partita era da vincere e non abbiamo vinto perché due deficienti dell'arbitro non ti ha fatto vincere. Comunque, il video si muove qui. Caso guardato, porci come sempre. Cerchiamo di andare a giocare contro la Dinamo Kiev e cercare di vincere contro la Dinamo Kiev. Ciao, porci come sempre. Io sto veramente male.